Devo dire che sono soddisfatto per alcune cose, per altre meno, però siamo in crescita, dal punto di vista del gioco, specialmente nel primo tempo la squadra mi è molto piaciuta per la ricerca che ha fatto con continuità, riportando un po' quello che abbiamo fatto in settimana. Nel secondo tempo ovviamente ho sperimentato qualche ruolo in cui qualcuno magari ha fatto un pochino più fatica a interpretarlo, ma per dare la possibilità di giocare a tutti e per far fare minutaggio ho forzato anche delle scelte tattiche. A migliorare è la cattiveria sottoporta in cui creiamo come sempre tanto, però per finalizzare dobbiamo avere tantissime palle gol. Anche nelle amichevoli io penso che sia giusto abituarsi a far gol. Ma io sono contentissimo dei giocatori che ho in questo momento. Principalmente può mancare, come avete visto, un esterno d'attacco, dovendo anche mettere attaccanti o prime punte a fare questo ruolo. Per il resto vedremo. Ma sono tutti titolari. Per voi non so cosa significa essere titolari. Io ho una rosa di giocatori e, come è successo in passato, ho sempre utilizzato i giocatori che ritenevo più opportuno. È ovvio che uno può avere una linea guida con quelle che sono un po' le indicazioni dei giocatori da cui mi aspetto qualcosina in più. Però cerco, per mentalità, per il mio modo di vedere calcio, di cercare di integrare tutti nello stesso modo. Test è importante, normale, le gambe ancora non vanno, cioè non vanno abbastanza perché stiamo lavorando, i carichi di lavoro sono alti. Beh, diciamo che la base grossa poi si è formata a gennaio, quindi nel senso il gruppo c'è, il gruppo adesso si conosce sempre meglio, quindi sta sempre meglio tutti insieme. Sì, siamo in tanti, ci alterniamo e penso che prima dell'inizio del campionato penso che qualcuno partirà, adesso non lo so, sono scelte societarie, però siamo tanti, ma comunque c'è concorrenza, è giusto, va bene.